Perché tutti dicono della Juve. Ora parliamo della Lazio, ok? La Lazio è uscita, no? Però devo dire una cosa, io ho vinto, sono stato un anno, ho vinto la Coppa delle Coppe, io ancora con Sarri, dice, ora finalmente ci possiamo allenare. Non ne voglio sentire queste cazzate. Allora vai allenare in Serie C o in Serie B, che giochi una volta a settimana. Non ne voglio sentire queste robe qua. Perché la Lazio deve fare o la Champions League o l'Europa League tutti gli anni. Quindi non dire, ora non ci possiamo mai allenare, ora esci dalla Coppa, finalmente ci possiamo allenare. Non le dire queste robe, non puoi dirle. Perché la Lazio merita di giocare o in Champions League tutti gli anni o in Europa League. Ma cosa vuol dire ora ci possiamo allenare? Ma se non ti va bene, vai nella Serie C che gioca una volta alla settimana. Ma non dire cazzate. Anche perché, scusa, Ma cosa vuol dire questo? non Ci ci si possiamo allena, allenare? raga, ma non ci si allena per Ma arrivare tra le dai, prime ma quattro o le cos'è? prime sette, Ma chiedo. che è? Certo, meno Cioè, male. se tu ti alleni, no? Dove vuoi arrivare? Nelle prime quattro, no? Ma allora poi l'anno dopo devi giocarla, la competizione che ti sei guadagnato per arrivare nelle prime quattro. Quindi tu arrivi in un posto che poi non puoi onorare, non lo capisco. È come quando la Lazio prende uno. Quanti gol ha preso col Bayern Monaco a Roma? 5-6? Ne aveva presi No, tanti. anche di più, Ok, di più. ma io dico, hai fatto un percorso di 3-4 anni per arrivare in Champions, no? Hai fatto una grandissima cosa, no? Arrivare in Champions. Ma cosa vuol dire se prendi 5-6 gol? Ma cosa te ne frega? Ma intanto sei arrivato in Champions o no? Che fai, che lotti tutto il campionato, tutto l'anno per arrivare in Champions, ma l'anno dopo devi giocare. Ma per giocare trovi Liverpool, Bayern, Barcellona, ma è normale che ti fanno. Può succedere che ti fanno 3, 4, 5, 6 gol, ma che te ne frega? Ma goditi il momento, goditi il lavoro che hai fatto durante l'anno. Io non lo so, a me mi sembra fuori, a me mi sembra roba da pazzi. Giocano in Europa League, non c'è più e non va bene nemmeno quello. Ma allora Tanto allena altre squadre dove giocano una volta alla settimana. è vero che proprio dopo la partita di ieri tu devi celebrare la tua squadra perché Che ha fatto i bene. tifosi, io ho visto dei blog, hanno riconosciuto la partita della Lazio, eh? Cioè la Lazio che fa 2-2 col Porto e gioca bene e chiaramente il Porto ha eliminato la Juve, sappiamo il Porto che livello è, il Porto che probabilmente come status è più elevato e lasciava intravedere durante la partita che probabilmente avrebbe passato il turno, no? La giocata anche del loro secondo gol è una gran giocata. Però la Lazio fino al 93esimo, quando ha fatto il 2-2, è in partita. Là è stata in partita, 2-1 e 2-2. Sei stata a livello del Porto, quindi secondo me deve essere riconoscente. La gente lo è stato, il gruppo deve essere contento di quello che ha fatto, Kammel. Cioè non Camel. puoi quasi cioè, alludere che adesso puoi intraprendere un altro percorso. No, devi dispiacerti, perché la partita è stata fatta bene. Allora, oggi ero con un ragazzo che era a Roma ieri a vedere la partita della Lazio, no? Gli Certo. dico, ma io vedendo un po' di highlights ho detto, ma lo stadio mi sembrava pieno, dice, guarda, Bobo, ci sono quasi 50.000. Ma Incredibile. perché? Allora, ai laziali non devi dare questa gioia qua di quasi 50.000 a vedere una partita europea. Perché non gliela devi dare? Che ci vengono loro. Ma è sbagliato, è sbagliato. Io ci ho giocato in Europa con la Lazio e vengono allo stadio. In Coppa delle Coppe sono venuti a Birmingham in 25-20.000. Perché non devono venire? Non devono godersi anche loro il campionato Europa League? Ma perché? Perché non devono? Ma io non capisco io. Invece No, no. è stata una nota stonata perché ho visto pure sui social i giocatori che erano tristi ma felici della prestazione, felici del Il lavoro è pubblico. stato fatto bene. Sì, è stonata sta roba che ha detto. No. L'Atalanta è stata fantastica, fantastica, fantastica. Ragazzi, non, ragazzi, ca il campo dell'Olympiakos è un campo Tosto. infernale. Oh. Andiamo a dargli 3 gol. Karaiskakis, Giuro. no? Ma cazzo, ma è un inferno lì. Oh, cioè, capito? Ragazzi, è andata a tirare delle fiammate con Malinowski. Cazzo, spettacolare. Cioè, poi ripetiamo, raga, l'Atalanta non ha punte. Cioè, capito? Quindi ha fatto gol Malinowski e Maele. Cioè, l'esterno, l'Atalanta va, viaggia. No, grandissima, grandissima, grandissima prestazione. Grandissima prestazione e come grandissima prestazione l'ha fatta il Barcellona. Giusto, no? Vedo che siete attenti.
Sì, mi aveva scritto Rombo un attimo. Mi sono affiammato il Barça alla Xavi. Allora, Camme. 13 minuti è finita la commedia. Allora, dopo 30 minuti avevano fatto 10 tiri, cioè uno ogni 3 minuti. È stato il miglior Barcellona degli ultimi 2 anni e mezzo, quello visto al Maradona. È stato il miglior Barcellona degli ultimi 2 anni e mezzo, il miglior Barcellona. Cioè questa espressione di calcio ha veramente ricreato la connessione coi tempi d'oro. Perché anche chi non è così, diciamo così, non ha la natura del Barcellona, ti penso ad Adama Traoré, che era stato lì nel giovanile, poi è stato riportato lì nell'esterno, che è più da corsia, però gioca bene perché, voglio dire, e si è ricreato la magia, ok? Si è ricreata quella magia, perché Xavi ha riportato la cultura, la filosofia, quel tipo, ci sono delle immagini, ascolta, loro fanno il 2-0 che è con questo capolavoro di De Jong che ha fatto calcio ieri. Quindi io non do, attenzione, io non svilisco il Napoli, io esalto il Barcellona, perché sul tiro a giro di De Jong, che è stato un capolavoro, quando inquadrano Xavi si vede che fa, oh, cioè, mi sembra di vedere Pep, sai che, come dire, continuare, cioè. Ma in Qatar... Cioè, fatto dei sì, gol, sì, sì, dal portiere andava in porto la palla in Qatar. Sì, 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 esattamente. Hanno fatto la questo. Porta gli devi fare ora 10 anni di contratto. Gli devi dire: vieni qua, firmo qui 10 anni, ti diamo quello che vuoi, stai qua, non andare mai più via. Devi far così perché, come gioca il Barça ora, il Napoli pensa, tu pensa al Napoli che gioca un calcio palleggiato, no? Cioè, il Napoli in Italia è uno di quelli che gioca meglio. Il Napoli gioca per lo scudetto, no? In Italia. Ha fatto il primo tempo, ha preso un rigore Osimhen su una volata, su uscita da Matti di Ter Stegen, finito, non c'è stato altro, questo, il primo tempo è stato quello, e ha preso un rigore, Insigne ha fatto gol, dopo 2 o 3 occasioni, ma mai impensierito, proprio mai, la palla l'ha avuta solo il Barcellona. Il secondo tempo, dopo 20 minuti era finito tutto proprio. Busquets com'è andato? Busquets ha giocato 1 ora di gioco, poi è entrato Gavi e ha messo De Jong davanti alla difesa, ha fatto Gavi e Pedri, le mezze ali, Busquets. Completava, mi ha mandato qualche filmato che va a testimoniare come se fosse il Rondo, no? Che sarebbe il nostro Torello. Nelle zone di campo era un Torello in diverse zolle, ok? Pa, 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 pa. Se il Napoli si alzava, tum. Se il Napoli si allungava, c'entravano in mezzo tra i reparti e conducevano. E ti ripeto, e poi ci sono tanti gol sbagliati, perché allora Aubameyang è già arrivato e già è connesso con loro, però. Lui ha sbagliato dei gol, Ferran Torres ha sbagliato dei gol, cioè dopo ci sono tanti gol sbagliati, quindi è stato bravo Spalletti. Mi ha detto, non è una giornata felice, però il Barça è stato superiore. Cioè non c'è proprio da dire, Camme. E cavolo, però cavolo, quando parlavamo del Barça c'è da rivoluzionare, cavolo, se vedi Gavi, Pedri, cavolo, Gavi, Pedri, c'è poco da fare, c'hai futuro per tanti anni. Cavolo. Sì, incredibile, però è stato la scelta di Xavi, hanno fatto bene a gennaio. No, la stessa, sì, è vero, no, ma perfetta, cioè tutto giusto. Sai quando diciamo tutto sbagliato? Tutto giusto. Tutto è giusto. Capito? Tanta roba, Allora, l'Inter... Allora, il Genoa riparte innanzitutto, cioè quando conquista palla riparte, poi la partita secondo tempo l'ha fatta praticamente tutta l'Inter, ha preso una traversa con D'Ambrosio. 0-0? No. Sì, mancano 10 minuti. Sì, però raga, però a me piace, guarda come gioca il Genoa, mi piace il Genoa, comunque riparte, mi piace l'anima che ha questa squadra. Wow. Ma e poi chi c'è stata? L'altra partita? No, basta così. Ma sì. Si segue un po' il Genoa, con l'Inter, guarda. Sì, 77, siamo al 77esimo. Bello. No, tiro di Sturaro alto dal limite dell'area. Wow. Quando ha fatto il gol su corner, cioè cross, gol di testa di Havertz, ok, nel Chelsea, hanno inquadrato subito Lukaku. Perché Tuchel ha giocato in Champions League col sistema vecchio, ok? Quindi Lukaku in panchina ha giocato col tridente che gli ha dato la Coppa dei Campioni, cioè quel tipo di tiro di Lautaro, parata di Sirigu. Adesso perché si gioca veloce, mi piace questa partita qua. Camel, una domanda. Sì. Allora, sto guardando qua, ok? Sì. Napoli 26 partite, sì. Ok?
Milan 27, cioè 57 punti del primo. Se Napoli dove gioca domani? Veramente l'hai appena detto te. Lazio-Napoli. Ci siete voi due. Siamo noi che la commentiamo, però se vuoi... se il Napoli vince, ma oggi che giorno è oggi? Sabato? Venerdì. Sì. Se il Napoli vince domenica, va a 57 punti. L'Inter, se pareggia stasera, rimane a 55, ma una partita in meno. E se vince va a 50. Gol dell'Inter, annullato. Oh, okay. Ma la Juve se vince a 7 punti. Aspetta, l'Inter se vince va a 5, se rimane così, no, alto, 5. Alto, se vince alto. Va a 58 punti. Un punto in più del Milan, sì, e un punto in più del Napoli. Cioè, sono tutti lì. Ma, quelle tre squadre lì? Però, ragazzi, è una cosa che un po' si era capito già da subito, eh. Wow. Perché al di là, perché allora chi è che è partito forte le prime 10 partite? Milan e Napoli, vi ricordate? 9 vittorie, sì, un pareggio, tutto, ok. Sì. Però cosa si dice? Occhio, perché l'Inter però ha una consapevolezza, cioè poi l'Inter ha corso ed è arrivata. E poi dopo hanno condotto, a un certo punto era più avanti l'Inter, ok? Però si capiva che quelle tre squadre avrebbero potuto comunque rimanere attaccate, tutte e tre per l'obiettivo. Adesso voglio dire, mancano 12, 11... Cioè, non so se ci sarà, verrà fuori molta distanza tra una e l'altra, però a questo punto credo che se l'accompagnano almeno fino a 2-3 dalla fine, no? Cioè, per questo il nostro adesso è il campionato più equilibrato e quindi più stimolante e avvincente d'Europa. Non solo per... uno può essere d'accordo sulla qualità, sul ritmo, su tutte quelle cose più, lì. Sì. Esatto, però che sia avvincente, sì, cioè, 11 è bello. Partite, 11 partite mancano, Camel, 33 punti. Wow. Capito? Wow. Però vedo un Inter 72% di possesso palla, mi sembra un po' esagerato. No, il secondo tempo si è giocato solo in una metà campo, okay. Si è giocato nella metà campo del Genoa. Però il Genoa cosa fa? Sta tenendo, e però quando riparte, non è che riparte, c'è un uomo nel deserto, almeno corrono in avanti, si vede che hanno voglia, cioè stanno bene, capito? Non è che lasciano un uomo e quando tu guardi la televisione c'è un attaccante e gli altri sono fuori dallo schermo. Dai. E uno guarda la televisione, c'è un attaccante lì e gli altri non entrano nello schermo, caspita. E dico, dove sono gli altri? Sono andati a fare la doccia, almeno qualcheduno nello schermo deve entrare. Il Genoa quando riparte, riparte con più uomini, questo dico. È come quando la Longobarda ha giocato con la Juve, che c'era la nebbia, non si vede. Sì, esatto. Abbiamo fatto il gol. Sella, va all'attacco. Stai in porta! Sella il cavallo, esatto. Si confonde. Incredibile. Sta in porta, vedi tutta la lettera, quello. Incredibile. Quindi abbiamo dette tutte, no? Sì. Qualche sorpresa, il Dortmund che è uscito con i Rangers di Glasgow. Sì, non la compromessa l'andata. Sì, aveva perso 2-4. A proposito, ragazzi, a proposito, ragioniamo su queste. Kammen, Atalanta Leverkusen, Braga Monaco, Barcellona Galatasaray. A proposito, in bocca al lupo a Pasquale Sensibile, bravo, che è andato a fare il DS al Galatasaray e la prima partita l'ha vinta 3-2 in trasferta questo weekend che è passato. Penso che il Galatasaray non andava così male da assolutamente una vita. Tutte le grandi sono indietro. Sì. Betis Eintracht di Francoforte, bella partita. Porto Lione, questo è quello che diceva Bobo, l'Europa League è bella. Hai sentito che squadre? Porto Lione, l'Europa League è bella, raga. Ascolta, Siviglia West Ham, Ranger Stella Rossa, comunque rappresenti città, Ranger Stella Rossa, ok? Lipsia Spartak Mosca. Quindi devo dire, la Spartak Mosca gioca, no? Sono arrivati prima nel giro. Forse non le ammetto, non le fanno, boh, si capisce ancora. Comunque se passa l'Atalanta va ai quarti, può battere mai in Leverkusen, eh? Partita difficile, ma può battere. È difficile, però ecco, l'Atalanta può battere tutti, buono. È l'unica squadra, abbiamo sempre detto, che è stadio, la pic, no? Ma è figa, no?
Casa Atalanta va, sì, ok, bello, 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 dai.